Io non voglio niente da te. Non mi aspetto niente. Sono nata povera. Ho vissuto povera e voglio morire povera. Se tu diventi prete ed avessi la sfortuna di divenire ricco, io non metterò piede in casa tua. Quando sei venuto al mondo, ti ho consacrato alla Vergine. Quando hai cominciato i tuoi studi, ti ho raccomandato la devozione a questa nostra madre. Ora ti raccomando di esserle tutto suo. Mamma, vieni con me a Valdocco. I ragazzi hanno bisogno di una madre che li accudisca. Figlio mio, se ti pare cosa gradita al Signore, sono pronta a seguirti. Anche oggi tanti ragazzi e tanti giovani hanno ancora bisogno di avere accanto a loro persone, genitori che, così come mamma Margherita, sappiano restare accanto a loro. E anche noi salesiani, vostri figli, abbiamo bisogno del vostro contributo, abbiamo bisogno di voi che ci restate accanto. Cari genitori, grazie. Grazie per il dono della vita, per averci aiutato a scoprire e custodire la nostra vocazione. Grazie perché con i vostri sacrifici e la vostra testimonianza confermiamo ogni giorno la nostra vocazione. Oggi vi ricorderemo nella preghiera, ringrazieremo il Signore per ciascuno di voi e ci affideremo all'intercessione di quei genitori che, come mamma Margherita, si trovano già in paradiso. Basta, non ce la faccio più con questi ragazzi, sono stanca. Voglio tornare ai becchi, a casa mia. Ricorda, mamma, me lo hai insegnato tu. Dio ti vede. Fa, o Signore, che anche il mio ultimo respiro sia per i giovani. Perché dove c'è famiglia, c'è il calore di una casa e di una madre che accoglie, educa, evangelizza.